prossimi 40 giorni, quindi ne approfitto per augurare buon Natale. Benvenuta, benvenuta! Potremmo andare avanti così fino all'eredità. Benvenuto Francesco Palantoni. Che bella armonia, ma che bella... Ma che bell'aria che c'ha in questo studio. Complimenti. Ma, sì, poi noi siamo fate sempre così? No, perché ci sei tu. Che bello, grazie. La nostra cassettiera è pronta. Non usciranno palle di Natale, ma per Francesco Palantoni, attore, comico, conduttore... vediamo un'altra cosa. Chi ne ha showman, più ne ha più ne metta. Presto regista. Presto? A Natale. Drammaturgo? E dalla sua cassettiera, dal primo cassetto, arriva questo. Oh! Prego. Beh, insomma. Ma così proprio. Ci siamo appena lasciati con questo costumino che ricorda. Poi sei andato in bagno, vero? Eh? Sei andato in bagno? Sì, e tu mi hai accompagnato. Non è vero! Te l'ho chiesto, ma accompagna, hai detto sì e mi hai accompagnato. Ma non è vero, Francesco! Questa è la mise di Robertino. Veramente Robertino aveva il giubbettino rosso. Ah, eccolo lì. Guarda, puoi pure lasciare tutto qui sopra. Rosso, era, è vero, era Pensa rosso. Che in questa foto, la posso raccontare? Devi! Avevo appena ritirato il telegatto che vincemmo per mai dire gol. Con la Jalapas. Beh, Robertino e tanti altri personaggi, immagino che tu sia molto legato a tutti i personaggi, tutti. Sì, sono rimasti abbastanza nell'immaginario collettino e ne sono davvero felice. Che? Mi ricordavi quello così brutto da Robertino? È rimasta male. Cioè, sei rimasta senza parole. Cioè, no, perché... hai fatto un vuoto di alcuni secondi. Perché sei rimasta veramente sbigottina. No, ma forse perché la foto non è a fuoco. Perché ero abbastanza carino. Vabbè, poi la parrucca. Vabbè, poi gli occhiali. Vabbè, poi la cuffia. Ma Robertino chi era? Effettivamente non era. Tuo cugino, tuo parente. Chi era Robertino? No, Robertino... Robertino? Nasce dalla mia... Dalla mia mente malata, come tutti gli altri, come tutti gli altri personaggi. Quindi... E pizzaiolo? Anche Ciairo, mannaggia un po' da tanto! Ciairo! Che meno, faceva... meno brutto Ciairo. Meno brutto Ciairo. So che gusti hai tu, francamente. Qua facevo le pies. Le pies all'autograio. La pizza alla papaya. E poi a un certo punto c'era il nonno multimediale. Il nonno multimediale, no? Era... che bello. Il nonno multimediale, ci tengo particolarmente, ne sono orgoglioso perché giocavamo con internet, quando internet non era ancora di moda, per cui... Guardate il computer come erano grandi. Qui parlavo con mia moglie Gwendolyn, interpretata da Paola Cannatello. Ma qua come mi vedi? Anziano. E poi a un certo punto arriva la signora Lorena. Immagino che tu anche adesso mi veda anziano. Ma io addirittura ho un filmato per farti vedere quanto eri bello. Questa mamma. È la signora Lorena, che ha come marito un po'. Senza d'amore, la voglia di stare con te. Buonasera, come state? Bene? Benissimo, e lei come sta? Io lo so, non sto scozzata, sto meglio. E cosa è successo? La ricordate la lettera che avevo scritto a mio marito, Ugo? Sì. Quel coso curioso? Sì. Che il casolitamente se l'hanno mangiato e poi l'hanno umbrato perché lo fa schifo pure a loro. Cominciamo già a non capirci. Me lo traduco. Grazie. Quello che abitualmente mi auguro che se lo sbranino i cani e poi lo rigurgitino non trovandolo di loro gradimento. Sì, certo. Questo di solito, oggi no. E perché no? La lettera ha sortito il suo effetto. Ugo, quel cusariello curiosiello, mi ha di nuovo conquistata. Beh, qua ero carino.
Secondo me a un certo punto le persone avevano paura a frequentarti perché prendevi un po' tutto da tutti. Sì, no, ma in realtà no, non ho mai preso nulla da nessuno. Tutta roba tua. Sono assolutamente partoriti dalla mia mente malata e offuscata già da tempo. Sono aspetti della mia personalità che venivano fuori. Invece di fare il classico percorso da uno psicoterapeuta, io facevo analisi, ma ancora adesso lo faccio. E la parte femminile è uscita tutta. Sì. Poi c'è anche la parte culturale, quando da Fabio Fazio a Quelli che calcio era Leonardo da Vinci. Cose alte qui oggi alle 2 su Rai 1. Che cosa sta facendo? Tu sei. Sempre Fabio. Tu sei. Sono Fabio. Ah, scusa, sono Jerry. Vi ricordo che seguiremo la giornata di Leonardo. Leonardo, che sta facendo? Sta inventando il cavatappi. Che cosa ha inventato questa mattina? Stamattina presto? Appena svegliata carti girica. Sì, appena svegliato un rotolo di carti girica. Allora, che non si trova? Tutte le altre? Ho buttato un sacco di disegni miei. Vabbè, penso stamattina mi è venuto questo. Quanto ci siamo divertiti con Fabio in quel periodo. Ma è veramente, insomma, è molto comodo fare analisi in questo senso, che si risparmia, tu sai, dallo psicoterapeuta. Cioè, uno va dallo psicoterapeuta e parli e quello ti ascolta e paghi. Quindi, siccome io poi faccio questo mestiere, mi sono detto, ma perché devo andare a parlare con una persona che devo pagare quando io posso parlare con tante persone che pagano loro a me? Complimenti. E quindi, grazie. Però di Francesco Parantoni, insomma, come artista sappiamo abbastanza. Come uomo un po' meno. Come uomo vorresti conoscermi meglio? Chiedo, non è che... Che cos'è? Posto unico. Cinema, che? Che roba è questa? Biglietti del cinema. Ah. Andavi al cinema? Sì, io sì, frequento molto il cinema. Quando eri piccolo? Voglio partire da te bambino. Sì. Per conoscerti poi come uomo. Sì, io quando ero piccolo frequentavo molto il cinema. Oddio, quel Ma che bello che bambino, eri! Bambino, ma io... Eri bellissimo! Oddio! Ma che meraviglia, ma che tenerezza, ma che meraviglia. Io frequentavo molto il cinema grazie a mia sorella Tina, più grande di me, di 12 anni. 12 anni portava... tantissimo, sì. Stessa madre, stesso padre. Quanto è bella, chi è sta? È mia sorella! È bellissima! Porca, ma è bello veramente! E lei mi portava al cinema spesso a vedere film di Fred Astaire, Ginger Rogers, o i film d'avventura che mi piacevano molto. Io amavo molto Kirk Douglas, eccolo là, è vero, era un mio mito. E da bambino io, grazie a questa frequentazione del cinema, decisi di diventare attore, quindi ho coronato il mio sogno da bambino, solo che ovviamente da bambino pensavo poi di diventare da grande un attore americano famoso di film d'avventura. Com'è andata poi? Sono diventato un attore napoletano di, di altre cose, però... Sognavi di diventare americano, attore americano con questa scodella? Sì, beh, insomma, era una mia fase d'infanzia, erano i tempi dei Beatles, quindi no, davvero, insomma, pensavo di diventare sono un privilegiato, perché guarda là che carino, guarda che dolcezza, guarda là. Secondo me questo era il vestitino di Tina. Sì. Secondo me era conservato. Sì, insomma. Perché poi voi vi dividevate tra Napoli e le Marche. Mio padre era marchigiano, in provincia di Macerata. Ma chi è? Clare Gable, quell'uomo? No, è mio padre!
Guardala, guardala, guardala. Guardate là che bellezza di uomo. E lui era della provincia di Macerata, di Falerone, e io vivevo, insomma, vivevo, ogni tanto mi trascinava dai parenti suoi, io ci andavo con grande gioia perché mi divertiva molto la campagna, gli animali. Ho fatto due volte l'asilo, una volta a Napoli e una volta nelle Marche, e poi basta, ho smesso. E scuola? Con la scuola, sì. Vabbè, due volte l'asilo, è pesante. Tanta roba, hai ragione. Bello tuo papà. Bello, eh? Bello. Non si direbbe. Severo? Severo? No, no, era gentilissimo, buonissimo. Pensa che lui una volta da giovane venne a Napoli e aprì una trattoria che fa lì perché va da mangiare agli amici. Ma è vero? Non gli faceva pagare. Però quando mi parli io non so se mi prendi in giro, se stai scherzando. No, davvero, no, no. Io sono venuto qua per raccontare la mia verità. Rachele, aiutami tu. Allora, secondo te il papà è vero che ha aperto un ristorante ed è fallito perché faceva mangiare tutti gratis? Secondo me sì. Ah. Secondo me sì, è ma vero. Hai indovinato? No, però è sposata con un napoletano, Vincenzo Montella, quindi... Quindi capisce l'intonazione, capisce... Esatto. Ah, se è vero o falso. Le corde, ho capito, le corde della tua voce, è tutto vero. Però, attenzione. Quindi comunque questo è vero. È vero. E poi cosa ha fatto tuo papà? Poi negli anni ha fatto altre cose, fino a diventare un rappresentante, faceva il rappresentante di scarpe. Io lo accompagnavo, mi ricordo, perché mio padre mi ha concepito a 62 anni. Io sono, come si dice dalle nostre paglie, sono figli vecchi. I figli vecchi sono particolarmente... E la tua mamma quanti anni aveva? Molti di meno, molti di meno, molti, molti di meno. Ecco quanto è bella mamma! Ma che belli che erano! Ma che belli! Io sono un po' un misto tra i due? Piuttina! Più una sorella Tina. Vabbè, vabbè, vabbè. Senti, i tuoi genitori però ti lasciano un po' presto. Vabbè, tuo papà era grande, ti ha avuto grande, a 60 anni. È morto a 82 anni e io ne avevo 20. Due anni dopo, purtroppo, morì di una malattia mia mamma e ne avevo 22. Da quel momento in poi sono rimasto da solo, perché mia sorella poi aveva delle figlie e quindi si trasferì in un'altra casa. E quindi perché prima vivevate tutti insieme? Vivevamo insieme, vivevamo tutti insieme. Mio padre, mia mamma, mia sorella, le figlie di mia sorella, era una bella e poi perché famiglia allegra. Tua sorella se ne va con le... Perché si è sfasciato tutto, morti i genitori, mia sorella si trasferì in un'altra casa. Tu rimani da solo, però è brutta questa cosa. Insomma, brutta, faticosa, diciamo, ho affrontato un momento abbastanza difficile. Già facevo l'attore, però insomma con scarso successo inizialmente, per cui ho faticato un po' a ingranare, devo dire, è stato abbastanza duro, ma mi ha formato. Una cosa curiosa ho letto, tu sei molto bravo a disegnare. Abbastanza, mi diverto. E quando eri piccino disegnavi, facevi insomma dei... Sì. Dei disegni. Producevo dei disegni. Dei disegni. E ad un certo punto... No, perché... Mettiamoli qua. E ad un certo punto hai pensato bene di mettere a reddito la tua arte. Sì. Per strada. Sì, vero, vero. Io sono stato... Sai, ti ricordi di quelli che... Lui disegnava lui, eh? Non è che soltanto... Sì, ovviamente... Li questi sono i tuoi? Sì, 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 questi sono i miei. Io li... Sai quelli che vendevano i disegni per strada? Ci sono ancora, eh? Ci sono ancora, io sono stato il primo, li affiggevo e quindi vendevo questi disegni, mi pare, a 500 lire e mi pagai la scuola di recitazione, mi comprai addirittura la motocicletta, quindi... Guadagnavi bene? Guadagnavo abbastanza bene, si vendevano molto. Vabbè, se qualcuno all'ascolto ha acquistato un ritratto di Francesco Paolo Antoni, ci scriva, perché... Certo, io ce li ho ancora alcuni. Cioè, quindi... li vuoi vendere, non ho capito. Quindi ci scriva, ci scriva, ci scriva. Quindi frequenti la scuola di arte drammatica, hai iniziato da giovanissimo una carriera da attore impegnato. Sì, Francesco, io... tu. Guarda là, questo pensa e interpretavo Lisandro nel Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare.
Quindi da tutti i personaggi seri, del teatro serio. E poi come sei diventato comico? Cioè, che è successo? Pure i capelli, che è successo? Ma erano tutti tuoi? Una parrucca? Erano tutti miei, uno per uno. Belli, eh? Belli, bello. Vabbè, lasciamo perdere. Sono diventato comico perché dopo un po' di anni di teatro anche impegnato, io ho recitato Beckett, roba seria, roba seria? Pesato. È molto bella. Molto bella, molto carina. Molto bella, e venne fuori la mia vena dissacratoria a un certo punto. Mi ricordo che recitavo allo Stabile di Torino con la regia, pensa, di Ugo Gregoretti, facevamo I Figli di Iorio, e mi venivano fuori i personaggi in scena. Io ai miei colleghi facevo: scusi, ma tu suoni la batteria? Insomma, capirai, mi cacciarono dallo Stabile di Torino. E insieme a Stefano Sarcinelli, con la spinta di Paola Cannatello, che era la mia fidanzata all'epoca, e debuttammo allo Zelig di Milano, allora era un locale, con un programma, con uno spettacolo a due, facevamo un duo comico. E abbiamo molto successo facendo. Quindi da una parte sei uscito dallo Stabile di Torino e sei entrato in un teatro vortice comico. Sì, in un vortice incredibile, perché poi andai a Milano, facemmo un po' di anni di locali, di cabaret, facemmo un po' di dovremmo festival. Avere qualche sketch con Stefano Sarcinelli. Sì, ce l'abbiamo. Ma davvero? Primo desiderio. Primo desiderio. Primo desiderio. Spremo il desiderio. Spremo. Faccio la spremuta di desideri. Ma che è una lancia il desiderio? Esprimi un desiderio, si dice. Or. Or. Sì. Or. Or. Sia calmo. Or. Si calmo. Or. Si calmo. Or. Sia calmo. Or. Sia calmo. Or. 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 Incenso o mirra? Incenso no, mirra non so cos'è. Oro. Ma è carbone! È carbone, è carbone! Si vede che hai fatto cattivo! Facevamo! Questo era il mago! Ti faccio il gioco! Sgomberamento dei pensieri! Già hai sgomberato! Sgomberato! Non teneva proprio niente là dentro! Hai fatto presto! Tommaso, tu che dici sempre che sei giovane, Tommaso è il nostro campione di tuffi. Ti faccio vedere anche la versione marina di Tommaso Rinaldi. Bello. E questo è il ragazzo, eccolo. Che meraviglia. E Tommaso, tu la comicità di Paolo Antoni, lei... La conosco. Beh, giovane. Lui ha 20 anni, sì, ma lui lo vuole sottolineare, ormai lo sottolineo io. Allora, innanzitutto mi inizi sempre a levare più anni. Io 28, perché. Ma allora sei vecchio, zitto! Ci hai tolto 8 anni. Tra una settimana aveva 15. Ti aveva 30 anni. 15 anni. 20 anni. 30 anni, bene. Orio! Eh? Orio! È mago. Ora! Scusa, Tommaso, per favore. Scusa, no, gli puoi insegnare una battuta in napoletano? Cioè, questo ragazzo può... Mettiti qua, scusa. Ma tu stavi facendo il mago prima. Non mi veniva bene, no, vero? Devi dire ora. Ora! 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 Ora ti faccio gioco. A lui? Ti faccio... A te. Ora! Ti faccio gioco. Mi è venuta bene, eh? No, prepariamoci per le Olimpiadi di Tokyo, fidati, torna è meglio. A fare i tuffi, torna a fare i tuffi, ma la foto la possiamo anche lasciare, ecco. Senti Francesco, la popolarità, la TV arriva con quel signore che è stato nostro ospite poco tempo fa, Renzo Arbore. Sì. Arrivi catapultato in questo programma dove eravate tantissimi, quindi immagino anche si faceva un po' a botte, e tu eri il cupido. Sì. Voglio sapere tutto del dietro le quinte, intanto noi guardiamo il davanti, ecco appunto cupido. Io ho abbandonato tutto per essere qui in questa trasmissione, io ho abbandonato tutto e tutti, il mio povero amico, collega,
attore. Ma io sapevo. Il povero Stefano, il quale se potesse mi ucciderebbe, mi assassinerebbe, mi dilanierebbe. Ma io lo so, ma io ho detto qui, abbia pazienza. Sono qui per far cosa? Qui, abbandonato su non questo è abbandonato, trespolo. Lei è stato... Penzoloni, come un pappagallo. Ma lei è stato visto. Io non so che fare. Ho capito. E voi tutti, e tu. Tutti voi non potete capire quello che io sento qui, quello che io desidero, e quello che io voglio, e quello che io bramo. Che bello. Beh, là si respirava un'aria di grande emozione. C'era la consapevolezza di fare un programma che poi sarebbe passato alla storia, sai, con lo Arbore. Sapevate? Certo, perché si sentiva nell'aria, poi Arbore che qualsiasi cosa fa, qualsiasi cosa lui ha toccato è diventato oro. Beh, e lì eravate tantissimi. Sì, sì, ecco. C'era Forrest, c'era il mago Forrest. Nino Frassica. Soprattutto Nino Frassica, ovviamente. Era lui il capocomico? Voi soffrivate questa cosa? Era il programma suo. Era il programma suo, per cui era un protagonista assoluto e noi ogni tanto ci infilavamo qualche volta, però ovviamente era il suo programma. Ma ci divertivamo talmente tanto perché era tutto improvvisato. Ma io so che loro scrivevano tanto. Eh? Loro scrivevano tanto. Ma guarda, no, c'era una scaletta di massima, ma non c'era niente, non c'erano copioni, per cui veramente si andava a braccio tutto. Anche questa cosa qua era nata al momento. Io non sapevo quando poi Renzo m'avrebbe fatto intervenire, quindi era tutto, nasceva tutto così. Quindi nessuno era invidioso del ruolo di Nino Frassica? No, figurati, poi eravamo tutti più giovani. Rossellina, tu che fai la TV e la segui. Sì. Rossellina, è vera questa risposta? Ma non lo so, sinceramente, forse no, lui ha peso lì, probabilmente era invidioso di qualcuno giù a terra, o no? Brava Rossellina, caffè pagato. Che è? Non lo so. E che è? Robin Hood, no? Non lo so, vediamo. Calzamaglia. Forse mi sembra... Su questa, ragazzi, scusate. Peter Pan. Ma è un Peter Pan, Peter Pan. Di questo stai dicendo io sono un po' Peter Pan? Io non mi permetto il cassetto che si permette. Secondo me ci sto bene in questi panni. Ti senti un po' Peter Pan? Sì, un po' sì, guarda. Lo sono. Allora, sappiamo che sei single da anni. Sì, sì. Perché sono... prima avevi parlato di una fidanzata, però. Sì, sono stato con questa donna, signora, che tuttora fa è una bravissima autrice, 20 anni. Poi ho avuto un altro paio di storie importanti, poi sono single ormai da anni per legittima. Cosa, in quei 20 anni non ti sei mai sposato? No, cosa ha detto? Non ho sentito. Sono single per legittima difesa. Ma come ti permette? Hai fatto bene a non sentire. Complicato, sono molto complicati i rapporti. No, perché è venuta Simona Izzo, ha detto a un certo punto, anche solo per educazione un uomo ti deve sposare. Allora, 20 anni con questa signora. Uno si sposa per educazione. Cioè, uno passa un guaio tutta la vita per essere educato. Ma dai. Ma io ti apro lo sportello. Ti invito a cena. Ti porto in TV, guardate, lui è andato in TV con una donna, con la tua fidanzata storica. Ah, sì. Francesco, hai mai fatto una dichiarazione seria? No, innanzitutto voglio precisare una cosa, io sono veramente felicissimo di essere qui con te. Ci credi, no? Sì, sono felicissimo. Però io voglio precisare, non sono sposato. Fidanzato è una parola un po' grossa. Insomma, siamo molto amici, siamo insieme, siamo un po' di tempo insieme. Insomma, siamo... 15 anni, sì. Non mi sembra un po' di tempo. Sì, non esagerare, sono 15 anni. Sono 15 anni. No, perché voglio... Se è una trasmissione di coppie sposate,
non mettiamo in giro questa voce, non sono scusato. Siamo scusati, non siamo scusati. Bellissima lei. Sì, molto bella. Molto bella, molto brava. Adesso lei sta scrivendo per la Dandini, stanno mettendo in piedi il nuovo show. Quindi anche una coppia lavorativa. Sì, sì, siamo cresciuti insieme anche lavorativamente. Per cui siamo sempre molto uniti, ancora ci vogliamo molto bene, qualche volta lavoriamo insieme. Che è successo? È successo che... Basta, Che succede? Che è successo? Che... No, sai, succede. Le storie finiscono in qualche modo, però, insomma, l'amore in un certo senso c'è ancora. Non siamo più una coppia, però ci vogliamo veramente tanto bene. 20 anni di fidanzamento, non c'è stato il matrimonio, non ci sono stati figli? No. No, non mi sono sposato né ho figliato, diciamo. Come, non ti piacciono i bambini? Mi piacciono i bambini, adesso non mi costringi a dire delle cose che non vorrei dire, anche perché c'ho un sacco di fans bambini. Adesso che va step, poi adesso che va step, c'ho tanti bambini che per strada mi abbracciano, mi vogliono bene, mi adorano. Io c'ho un rapporto, insomma, ho avuto sempre un rapporto un po' strano con i bambini, per cui, però, insomma, forse più con i genitori, insomma, che i bambini sono diventati troppo, i genitori sono troppo permissivi. Se una persona non vuole avere figli si può dire. No, però insomma io consiglio ai bambini di adesso, visto che i genitori sono troppo permissivi, faccio un pensiero, ritrova il bambino che è in te e poi buffa le mazzate perché sa d'ambarà a vincere. Su bambino. Francesco non lo dice, lo dico io con un meme, quello che penso. Ho fatto un meme, una vignetta, sì, di quelle che vanno sui social per te. Dai. Così ti tolgo dall'impaccio, perché il meme per te è proprio questo: belli bimbi degli altri. E poi, quello Guarda. È Baby George, non è no. un a caso, è il principe... È figlio di William. Sì, è lui. Purtroppo mi è cascato. Perché... No, ma non li so tenere proprio in mano, hai capito? Mi cadono subito. Allora, la domanda che noi ti vogliamo fare, sì. Allora, sei un single incallito o sei su piazza? Bah, sono abbastanza incallito, devo dire, perché poi più tempo passa peggio è. Mi sono abituato a vivere con me stesso, anche se è difficile, a vivere con me stesso è difficile, però mi sono abituato, mi piace stare da solo, più stai bene con te stesso e più è difficile poi impegnarsi con qualcuno. Perché? Che mi volevi proporre? No, parliamone, perché il numero lo conoscete, l'email è proponiti bene. Allora, scusa, beh, sono uno splendido sessantenne e sono attivo, faccio sport, cucino molto bene, lavo, stiro e insomma in casa faccio un po' tutto, sono amorevole, disponibile e molto simpatico. No bambini. Nonché estremamente attraente. Cucinare molto bene, ma abbiamo un problema. In questo filmato capirete che problema ha Francesco, sì. Paolo Antonio. Si stanno perdendo i valori, si stanno perdendo le tradizioni e le nuove generazioni crescono con falsi miti, con falsi messaggi, pensando che la verità sia questa. Basta, bisogna fare qualcosa. La pasta e patate si fa senza provola. Basta con questa moda fighetta della provola, come tutti i ristoranti la fanno con la provola. Non lo sanno neanche loro che la pasta e patate si fa senza provola. Si mettono solo le scorzette di parmigiano. Basta! È una vergogna, vergognatevi tutti! Che si sappia
che la pasta e patate originale è questa. Grande! Ah, come l'ho fatta squisita. La prossima volta pasta e fagioli solo con i fagioli. Attenzione, sta per scoppiare il litigio. Ah. Rossella erra. Una cosa drammatica. Sì, lei è arrabbiatissima. Ma infatti è il drammatico. Uno può metterci la provola, perché ci puoi mettere anche i canditi, se no, vuoi. No. Ma la pasta e patate è senza provola. No, e con le scorzette di parmigiano. Posso, e basta. Posso. Perché la provola, la pasta e patate... Zitta! No, zitta! La pasta e patate con la provola è una moda fighetta degli ultimi anni. Ma la provola affumicata! Ma tu mi vedi fighetta a me? Io voglio solo mangiare, voglio un bel pezzo di provola che si scioglie. Vabbè, dentro. Ma tu mangi tutto quello, che c'è? Che vuol dire? Che scoperto! Ovviamente! Rossella, ci siamo messe d'accordo. La provola affumicata contamina la fragranza. Non ti fai male. Io la prendo normale, in modo tale che fila col caldo della patata, che è buonissima. È un piastricciato inutile. Gliela diamo sì o no? Apriamo? Gliela diamo? Sì, gliela diamo. Vai. Ma che è la provola? Vabbè, non è proprio provola. È un caciocavallo. Ma io, a me piace la provola, ma da sola, non nella pasta e patate. Buono, ma la posso portare via veramente?